Benvenuti a questa edizione notturna delle notizie del giorno. Salvini, con Movimento 5 Stelle è finita? Vedremo. Di Maio risponde: la frittata ormai è fatta, dia le dimissioni. Il leader della Lega è la soluzione dei ministri del sì. Se qualcuno vuole dialogare, il mio telefonino è sempre acceso e rispondo a tutti. Se non c'è un governo che governa, al voto in ottobre. Di Maio per ora chiude e attacca, non lascia la poltrona e fa campagna con i voli di Stato. Il 20 i ministri Movimento 5 Stelle al fianco di Conte non voteranno appunto la sfiducia. Il ministro dell'Interno twitta: sventeremo l'accordo della mangiatoia e dell'invasione. Di Battista risponde: la prossima volta cerchiamo altri interlocutori nella Lega più credibili di Salvini e ce ne sono tanti. Scontro epistolare tra Conte e Salvini. In una dura lettera il Premier prende spunto dal caso della nave ONG Open Arms, ma le parole suonano come un riferimento a tutta la collaborazione nel governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Dice: inaccettabile, sleale collaborazione, strappi istituzionali per la tua foga. La politica non è potere, ma è un'enorme responsabilità. Il ministro dell'Interno replica: non gli ho mai detto di voler capitalizzare il consenso. Dice bugie e poi parla di realtà. Viminale e difesa in alto mare, 30 non firma divieto per Open Arms. Salvini dice: è diventata Madre Teresa di Calcutta, li ha sempre firmati fino adesso. Sbarcano a Lampedusa, dalla nave della ONG spagnola 5 malati e 4 loro familiari. Ora fate scendere tutti. Passiamo in India e Pakistan, aprono le ostilità sul Kashmir, si spara al confine 8 morti. Primo scontro a fuoco tra militari delle due potenze nucleari alla frontiera della regione contesa. Morti 3 soldati pakistani e 5 indiani. Domani Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Recessione, altro segnale d'allarme, cala la produzione USA, ma crescono le vendite al dettaglio. A luglio meno 0,2%, un dato che smentisce le previsioni di più 0,1% degli analisti. La Cina dice contromisure se scattano nuove tariffe. Gli Stati Uniti dal 1 settembre. Le borse europee chiudono tutte negative, Wall Street poco mossa, male Tokyo, meno 1,21%, bene le piazze cinesi, chiusa piazza affari. Gibilterra dissequestra la petroliera iraniana, Zarif dice finito l'atto di pirateria degli Stati Uniti. Passiamo in Israele che vieta l'ingresso a due deputate Dem americane. Anche Trump aveva invitato lo Stato ebraico a negare il visto. Le due donne odiano gli ebrei, sono una vergogna. Hong Kong, Trump lieto fine se XI incontra i manifestanti. Il presidente degli Stati Uniti è un grande leader e può risolvere umanamente il problema. Bolton avverte: la Cina stia attenta a non creare una nuova Tiananmen. Tragedia a Ortona, due fratellini morti in mare. Erano di origine cinese ma nati in Italia, avevano 11 e 14 anni. Il padre ha tentato invano di salvarli. Epstein, fratture multiple al collo, compatibili con suicidio e anche omicidio. L'autopsia, rotto osso ioide, lesione tipica da strangolamento. L'orso M49 fa la gita di Ferragosto, sue orme verso Bolzano. Avvistate le tracce dell'orso che sembra dirigersi in Alto Adige, lasciando la zona della Marzola, forse troppo caldo. Grazie per aver ascoltato questa edizione delle notizie del giorno e vi rimando alla prossima. Arrivederci.